Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lui è Fabio Gallerani. Lui è Matteo Pittaluga e questo è Pimp My Website. L'unico show qui sul web in cui analizziamo siti web e diamo dritte e consigli per fatturare di più. Assolutamente, oggi l'ospite, andiamo in condivisione schermo, è Ludmilla con il suo sito che si chiama filippova.net. Allora, spieghiamo brevemente per chi non ha mai visto questo show di cosa si tratta. Entreremo nei siti dei partecipanti allo show che gentilmente si sono offerti di ricevere questa analisi gratuita e andremo ad analizzare sia dal punto di vista del posizionamento strategico e da un punto di vista tecnico cosa deve fare questo sito per essere pimpato. Pimpato significa rendere qualcosa attraente. Infatti negli Stati Uniti c'è un famosissimo show chiamato Pimp My Wheels dove rendiamo attraenti le macchine e noi abbiamo deciso di farlo in Italia con i siti web perché ci occupiamo di online marketing. Infatti, se non ci conosci, io e Matteo siamo i fondatori di Marketing Genius dal 2016. Aiutiamo imprenditori e professionisti, magari proprio come te, a portare online la propria attività e a fare più soldi. Questo... Andiamo adesso. Sì, andiamo subito in condivisione. Dicevo, questo è uno show divertente, ma allo stesso tempo formativo, proprio perché andiamo a ottimizzare questi siti live. Allora, passo la parola a Fabio per iniziare subito. Quando atterri in questo sito, cosa vedi? Allora, io vedo la bellissima presenza di Ludmilla. Vedo una cosa importante che il sito assolutamente obsoleto, se devo aggiungere questa analisi, è chiaramente plateale che è un sito obsoleto, probabilmente autorealizzato, in cui non capisco cosa devo fare. Quindi capisco però che Ludmilla è un artista, questa è un'ottima cosa, fine. Io non capisco più niente questo sito. Quindi Ludmilla, prima cosa è assolutamente rifare tutto il sito e dargli un aspetto chiaramente moderno. Io adesso vado a vedere sul telefono se... Quando capitano questi siti, purtroppo la maggior parte delle volte, prima di tutto non sono sicuri, infatti andando a vedere in alto a sinistra vediamo che il sito non è sicuro. Sì, non è neanche mobile friendly, quindi stiamo vedendo adesso nel telefono, se andate su filippova.net, chiaramente Ludmilla ci ha autorizzato ad essere veramente diretti in questa analisi e purtroppo Ludmilla, un'altra cosa che dobbiamo fare è renderlo fruibile attraverso telefono, perché la maggior parte degli utenti usa il telefono. Oggi l'80% se non oltre è via telefono. Quello che apprezzo, perché ci sono anche dei lati positivi, è che anzitutto c'è scritto Ludmilla Art, quindi già capiamo che è un artista. Seconda cosa, Ludmilla ci mette la faccia, che anche esatto. Se il sito è obsoleto comunque è tanta roba, Sempre comunque un applauso a chi ci mette la faccia nel web, perché non è da tutti. Andiamo a farci un giretto qua, andiamo su chi sono. Nata e cresciuta in un paese dell'Oriente, però qua bisogna dirlo di dove sei Ludmilla, quindi va scritto. Dopo aver preso la laurea in conservatorio come pianista, si trasferisce in Italia, dove inizia il suo percorso artistico come allieva. La sua pittura è una sintesi tra due culture e tradizioni completamente diverse, quindi è una pittrice. Andiamo a vedere le opere. Non so perché avrei pensato a gioielli e ti spiego perché io vedo una collana qua nella foto. Quindi occhio anche a livello di immagine, che cosa comunica il vostro brand. Andiamo a vedere le opere. Ecco, vedi, è olio quasi tutto. Sì, sono quadri. Belli. Bellissimi. Mamma mia, che quadri, ragazzi. Allora, intanto, Ludmilla, vendici un quadro perché voglio pagare. Sono bellissimi. Questo è proprio arte, mamma talento mia. Vero. Su vetro. Andiamo a vedere. Anche su vetro. Wow. Ragazzi, siamo davanti a un talento disumano. Che va spinto sul web. Eh sì, dipingiamo insieme. Bello, dipingiamo insieme. Primo video, terzo video, questi penso che siano dei tutorial. È una youtuber, sì, sì, Ludmilla. Sì. Allora ragazzi, qua siamo davanti a un talento. Il punto è che questo talento, il discorso è sempre questo. Se tu sei forte offline e online non ti presenti allo stesso modo, perdi totalmente la credibilità. Perché? Perché noi adesso siamo in uno show e l'obiettivo dello show è andare ad analizzare i siti. Ma un utente normale, se entra in questo sito, tempo 3 secondi scappa. Non ti dà l'opportunità di far vedere la tua arte, il tuo lavoro e tutto. La home page è molto corta, ci sono i canali social, va bene, ma poi ci sono questi spazi bianchi a sinistra, farfalle che volano, pixelate. Non c'è scritto chi sei nella home page, quindi... Qua bisogna... Ti spiego io cosa farai in questo sito. Andrai a prendere tutte le informazioni che hai qua, e le metterei in una lunga home page dove mostri tutto quello che fai, con anche le foto dei tuoi quadri principali, con il link diretto al dipingiamo insieme con i tuoi tutorial e una chiamata all'azione che devi scegliere tu qual è. Quindi qual è l'obiettivo? In dipingiamo insieme magari puoi vendere un tuo corso o quello che vuoi fare con le persone e magari nella sezione quadri puoi mettere il contatto diretto per
commissionarti un quadro. Il punto è, qual è l'obiettivo del sito? Questo sito è un'ottima vetrina, ma non stiamo portando le persone da nessuna parte. Quindi bisogna prima di tutto avere chiaro che cosa vogliamo vendere. Seconda cosa, mettere giù una struttura che passo dopo passo mette in risalto la tua abilità e poi dopo fa la chiamata all'azione. Cosa dici? Esatto, quindi Ludmilla, questo sito web deve farti fatturare. Io non so quanto costa il tuo quadro, spero che siano abbastanza cari perché sono incredibilmente belli. Ci sono tanti errori e paradossalmente un sito web del genere online ti distrugge la reputazione nel 2021. Quindi attenzione, perché non è che se abbiamo un sito web che non è performante come questo online è tutto ok, perché le persone quando ti conoscono, faccio un esempio, le conosci a una presentazione d'arte, loro dicono Ludmilla, vediamo se esiste online. Le persone fanno già questa azione, vanno già a vedere se esisti e paradossalmente la tua arte passa in secondo piano perché online non hai curato la tua immagine. Quindi le persone pensano erroneamente, dicono non cura il suo sito, quindi la sua arte non è curata, ed è un ragionamento non giusto, però è quello che fa la gente. Quindi occhio, perché i visitatori con un sito che non è ad alta conversione li andiamo a bruciare tutti. Ragazzi, fidatevi, il miglior investimento che tu possa fare, che abbiamo fatto anche noi, tutti noi, è il sito web, perché anche se hai meno persone che ti trovano, con un sito web potente le converti, ma se il sito web è brutto è come dire ho casa sporca con gli scarafaggi tutto devastato. Sarà una villa. Esatto, ho una villa tutto distrutto e nessuno ci viene a vivere, nessuno vuole stare lì a casa tua, nessuno ti viene a trovare. Quindi ragazzi, investite nel vostro sito e pimpatelo bene. Pimpare il sito è la parola d'ordine di questo show, chiaramente anche scherzoso, e abbiamo voluto fare questo show, questo format, per aiutare imprenditori professionisti a valorizzarsi sul web, perché è veramente importante. Paradossalmente io credo, da imprenditore, perché io ho vissuto questo periodo, come magari lo stai vivendo te, come Ludmilla, in cui avevo paura io stesso di delegare il mio sito a qualcuno, magari non sapevo se mi rappresentavano al meglio, e posso dirti che quando ho iniziato a farlo, e ho perso anni della mia vita a pensarci di farlo, anche Matteo, è stato il miglior investimento di sempre, perché poi quell'investimento lo recuperi in fretta e tutto il resto è reputazione più profitto, non solo profitto, non è solo guadagno e fatturato, è reputazione. La reputazione, quando la danneggi, purtroppo è molto difficile da recuperare. Come sempre, noi lasciamo in descrizione i nostri link se avete bisogno di noi e del nostro team, che è sempre disponibile a darvi una mano. Un abbraccio, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!